Ciao, sono Domenico Calandrelli e nella vita faccio il parrucchiere, l'acconciatore. Il parrucchiere tante volte è un mestiere che ti porta sulla luna, no? Ti faccio un esempio. Sono una sera andato a ballare con i ragazzi del negozio, arrivo davanti alla discoteca, butta fuori un cliente mio, gli faccio andare a mettere la macchina, lasciala! Buongiorno. Buongiorno ragazzi. Entro dentro, non pago, mi danno il tavolo al privé. Cioè, questa è una cosa che fanno a chi? VIP. Sabato ho mangiato con tutto il tempo lui che mi viveva in giro per Roma, per Napoli, poi la domenica non ho sentito. Ma anche una mezza telefonata, tu credi il giorno dopo poi avete fatto quella vittoria a Bergamo. E tanti parrucchieri si montano perché questa grande esplosione di popolarità ti porta a volare invece di camminare. Te senti, tanto sta che con la terza media, che noi è il 90% dei parrucchieri c'è la terza media. Bene, come lunghezza sui laterali o facciamo un po' più corto? Un po' più corto se è possibile. Ok, facciamo un po' di macchinetta. Ah. Attacchi una due, Giuseppe. Oh. Ma manca un pochettino, Ardino. Sì, Ardo fa cacciare. Però ogni tanto io vado di là. Mi manca la guardata allo specchio, perché adesso quando si mette qua si guarda allo specchio, si aggiusta l'occhialetto. E poi ci manca che lui sia sempre per culo a Gigi, capito? Gigi fa ride, Gigi fa proprio ride. Mamma mia, datte una grattata al passo a Gigi! Ogni tanto riccia fuori Gigi. Riccia fuori come hai cosa, hai visto? Sbuca da sotto, sbuca da sotto, ti sta attento. Gigi è venuto a lavorare con me 4-5 anni fa. Gigi è napoletano, non si capisce il cazzo quando parla, ma proprio niente. Ieri sera fa chi? Quell'altro? Così, senza motivo. Chi? Quell'altro? È un altro, quel. Ma ancora ce l'ha quel gesto strani che sta facendo. Senti, senti, tutto così. E io gli faccio, scusa, ma quello che ha fatto ho capito, ma chi? Il soggetto. Gigi, una brava persona, una persona col cuore d'oro proprio. Il classico napoletano che se va a dormire a casa sua, te dà il letto suo. Voglio fare una sagoma sua e una di Ardo dall'altra parte. Capito? De quelle dei cartoni, capito? Il napoletano quello che poi me manca è de Napoli, perché è de Somma Vesuviana, è Cafone. Vabbè. Lui dice che è de Napoli, però vabbè. Io gli ho detto, per me è de Avellino, tifoso da Avellino. Luce Rosica, non è. Perfetto. Ma non hai capito, se tu stai giornata che... Grazie. Senti, te lo credo. Se non ci stai te, questo negozio è come se non esiste, guarda. Sei il clou. Però è bravo, veramente bravo, una persona su cui uno ci può contare, comunque è una brava persona, veramente bravo, bravo. Esci con Gigi, devi portare la pistola, dopo i 4 ore che spari, se non t'accanna. Ma te dice sempre, domani a uno, mangiano 5. Come ci aiuta? Ha fatto la riunione, lui è il nuovo direttore, fa la riunione, a un certo punto... Karim se gira fa senti, io egiziano, io non capire, ciao Gigi vado via, com'è? Io non capire, io vado via.